Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video haul di Sephora, cioè sono contentissima, non facevo acquisti da Sephora. Saluta, ciao. Ciao. Non facevo acquisti da Sephora da tantissimo tempo e quindi ora ve li voglio far vedere. Se magari con Ginevra riusciamo, non è detto, non è detto. Allora, dai. Ho voluto prendere questa cremina della Clarence. Dai, amore, però. Dai che non si vede niente. Ecco. Della Clarence per il contorno. Per il contorno labbra. Perché ormai. Mamma. Abbiamo superato i 30, diciamo, e quindi ci vogliono queste cremine che ti aiutano. No, questo, amore, lascia stare. Allora, vi leggo. Trattamento anti rughe, labbra e contorno, ricco di burro di karité e olio di lamponi. Questo trattamento levigante e rigenerante riempie visibilmente le labbra, le quali ritrovano un aspetto più giovane e bello. E quindi ho voluto prendere questo per le rughette. Sapete, odio le rughette qui. Spero tanto di non farlo. Pure tu? Sì. Anche lei le odia, le rughette lì. Lascia, mamma, lascia. Lascia. E pure questa. E quindi niente, quindi ho pensato di correre un po' per i pari per questa cosa. Allora, Ginevra, poi riuscirò mai a fare questo video? Non si sa. Mi hanno mandato anche un codice sconto dove acquisto spesso su questo sito Yox, e un 15 euro di sconto. Se vi può interessare, vi lascio anche il codice se lo volete utilizzare. E quindi ve lo faccio vedere. Posa. No, mi sono appena truccata e quindi lei. Vatti a truccare là. Vatti a truccare lì. Dai. Poi ho preso questi patch. Mi incuriosivano. La notte per 5 minuti li mettete. Penso 5 minuti. Non lo so, devo leggere bene. Allora, un paio per 5 minuti. Quindi mettiamo questi patch e vediamo il risultato. Poi ho voluto prendere questi di questa marca Patchology. Non so se l'ho pronunciata bene. Comunque sono un trattamento esfoliante per i piedi, perché comunque bisogna avere cura dei piedi non soltanto in estate ma anche in inverno, anche quando fa freddo, anzi soprattutto quando fa freddo. Quindi ho voluto provare questi guantini, amore, però stai attenta, diciamo, no, questi guantini, questi tipo stivaletti da mettere ai piedi, e vediamo l'effetto che farà. Non so se li proverò insieme a voi, ora vediamo. Poi ho comprato due cose che aspettavo di comprare da una vita. Ho voluto comprare questo mascara, che è quello che indosso ora, ve lo volevo far vedere già all'azione. Però questa è la mini taglia, ricordo il prezzo di questa 15 euro perché ho preso la mini taglia. E Bad Girl Bang. E quindi niente, guardate l'effetto wow. Un attimo, Ginevra. Amore, un attimo solo, ora vengo. Quindi sono molto soddisfatta. E poi alla fine, guardate un poco cosa ho comprato. Guardate qui cosa ho comprato. Da-da! La palette matte della Too Faced. La Just Peach Matte. Ho deciso di prendere questa. È fatto in questo modo, guardate, molto molto bella. Si apre. Allora, come farvi vedere i colori? Allora, guardate che colori splendidi. Non so se si rende, ma sono bellissimi. Belli, belli, belli. Magari vi faccio anche un trucco con questi colori, sono bellissimi. E quindi niente, non ho saputo resistere. Sono bellissimi, sono stupendi. Guardate questi,
Guardate questi, sono troppo belli. Li adoro. Sono stupendi. E quindi niente, non ho saputo resistere a queste cosine. Era tanto tempo che non facevo degli acquisti sul sito di Sephora. La tengo intatta così. E quindi niente. No, non ho mai avuto una palette Too Faced. No, non ce l'ho. Ce l'ho Urban Decay, della MAC. No, quella della Too Faced no. Quindi è la mia prima palettina della Too Faced. E niente, questi sono tutti i miei acquisti. Spero la voglio utilizzare insieme a voi. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se i miei acquisti vi sono piaciuti. Ciao ciao!